Ecco i quattro volti nuovi del Catania, i quattro colpi di Lo Monaco del mercato di gennaio: il portiere Carrizo, il difensore Motta, il centrocampista Seymour e l'attaccante Ebagua. A loro la prossima settimana si aggiungerà il difensore Wellington, scommessa di Lo Monaco. I quattro nuovi acquisti sono stati presentati a Torre del Grifo, quattro ruoli distinti che vanno a coprire anche le cessioni del mercato di gennaio. Quattro giocatori che per motivi diversi a Catania cercano una nuova dimensione nella propria carriera, a partire da Juan Pablo Carrizo, ex Lazio, che in Italia non ha mai convinto, e da Marco Motta, per cui Lo Monaco prevede un ritorno in nazionale e che non è mai stato utilizzato in stagione dalla Juve. Io penso che debba semplicemente ringraziare la società Catania, l'allenatore, il direttore, tutti quanti, perché mi hanno permesso di arrivare qui e di avere la possibilità di dimostrare il mio valore. Ora sarà semplicemente a me dimostrarlo. L'esperienza in Lazio sì, è andata un po' male, diciamo, mi sono trovato in difficoltà, tanto in campo come nella vita, avevo problemi personali, quindi non riuscivo a stare in forma al 100%. Adesso ho di nuovo la possibilità di tirare fuori i miei valori. Anche Bagua, che avrà un premio in caso di 5 gol segnati, vuole mettersi in mostra, ma niente paragoni con Maxi Lopez. Paragonato mi sembra esagerato, lui è un mostro, io una chiave che sono ancora. Non inganni il fatto che sono operazioni, come qualcuno ha voluto specificare, di prestito. Per ognuno di loro c'è una strada per rimanere qua al Catania, quindi sono degli investimenti che il Catania ha fatto volentieri perché crede nelle loro qualità.